Le storie nel mondo del calcio si intrecciano e se di cognome fai Colombo, l'avventura probabilmente ce l'hai nel destino. Perché se sbagliare rotta a volte ti porta a scoprire l'America, gli infortuni ti complicano la strada, la rendono impervia, ma non incrinano la volontà di emergere di un giovane talento. Mente solida, fisico già strutturato da prima punta. Un ragazzo che conosce bene i propri punti di forza e dove mirare con il suo mancino. Un attaccante con un tiro molto potente, senso della posizione. Colombo è cresciuto in fretta, a suon di gol, vestito di rosso-nero ma anche di azzurro, con l'Under 17 Italia che punta forte su di lui. Ma ne deve fare a meno per il mondiale brasiliano, dopo un ottimo europeo. Un peccato, ma come scrive Lorenzo sui social, la sofferenza di oggi sarà la carica e la forza del futuro. Niente Sud America, intervento e 3 mesi ai box. Il 1 febbraio 2020 è il momento della ripartenza. La primavera rossonera affronta il Cittadella ed è avanti di una rete all'intervallo. Mister Giunti decide che è tempo di rivedere il suo attaccante all'opera e lo inserisce per la ripresa. Arrivano 3 gol nell'arco di 45 minuti per ruggire, per far sentire a se stesso e agli altri che il momento, il suo momento, è tornato. Colombo dentro l'area! Colombo! Che gol con il sinistro per Colombo! Gran tiro a giro sul secondo palo! Avevo proprio voglia di tornare e ridimostrare quello che valgo e riprendermi tutto con gli interessi. Le occasioni di vederlo in campo saranno appena 6, eppure alla casella realizzazioni Lorenzo sfiora la doppia cifra fermandosi a quota 9, mettendo anche una delle firme sulla decisiva gara contro la SPAL per sancire il primo posto matematico e il ritorno immediato in Primavera 1 dopo un anno di purgatorio. Con la media di un gol ogni mezz'ora giocata emerge tutta la voglia, la fame di recuperare il terreno perduto. Nella ritrovata e piacevole consuetudine della rete si insinua però un altro problema, il lockdown. L'8 marzo, mentre Colombo festeggia la maggiore età, il Milan gioca contro il Genoa nel silenzio, prima di tirare il freno a mano, forzato per tutti. Altri 3 mesi di fermo condivisi con l'intero mondo del pallone. Ma la ruota del calcio gira, Lorenzo lo sa, ha 18 anni ma è forgiato da un'annata in salita e dalle fatiche per scalare i gradini del suo percorso. Un carattere da leone, come il suo idolo, con tante fonti di ispirazione da cui studiare e prendere spunto pure a palla ferma. Cerco di prendere un po' dai più forti attaccanti, sia del presente che del passato, quindi Torres, Batistuta, Cavani, Lewandowski, comunque tutti nomi importanti. Il campionato primavera non riparte, la prima squadra sì e c'è bisogno di tutti, tra infortuni e squalifiche, gli impegni subito ravvicinati. Si spalancano così le porte dei grandi, con Mister Pioli e un numero 29 fresco di integrazione per la trasferta di Coppa Italia a Torino. Nell'altalena delle emozioni vissute, la convocazione potrebbe suonare già soddisfacente per riscattare in parte tutte le pause. Juventus-Milan diventa invece l'occasione, il sogno dell'esordio. È il minuto 82 e nel finale c'è bisogno anche di lui per provare il tutto per tutto. È una grandissima emozione, è quello per cui ho lavorato da più di 10 anni, da quando ho messo piede al Wismara. E sicuramente farlo in questo stadio contro questa squadra è ancora un motivo d'orgoglio in più. È il primo classe 2002 in campo nella storia del diavolo. A 18 anni e 96 giorni Colombo è il più giovane milanista a debuttare dall'agosto 2017, quando Gabbia scendeva in campo nei preliminari di Europa League. Ed è stato proprio Matteo a dargli le giuste dritte dopo aver preso confidenza anche con la Serie A. Ha provato un po' le mie stesse cose perché anche lui arrivava dal settore giovanile, quindi ha saputo darmi dei consigli molto utili nei momenti importanti. Un Milan giovane che deve farsi le ossa dal profilo delle esperienze, giocando sulle ali dell'esuberanza, puntando forte sui prodotti del suo vivaio pronti a spiccare il volo, per far diventare l'occasione di crescita dell'oggi una certezza del suo domani.